La gente qui le è anche molto affezionata, perché io stesso ho visto che la fermano, le chiedono consigli, le chiedono anche anticipazioni su quello che sarà. Questo è, credo, una prova di grande affetto, no, dei cittadini. Beh, devo riconoscere che ormai io sono quasi 20 anni che ho l'onore di essere il presidente e rappresentare tutti i comuni del lago, soprattutto sulla parte delle chiese, veramente tutti. Si sta adeguando il turismo e sta crescendo a dismisura veramente, lo sta creando in collaborazione, lo stiamo facendo delle grandi iniziative che porteranno del bellissimo turismo grande, di grande livello. Beh, però ricordiamo che questo ramo del lago di Como è un ramo famosissimo già dal Manzoni, no? Perciò è anche un luogo di grandissima cultura e possiamo dire che la cultura qua fa da padrona. Noi abbiniamo sempre ogni bellezza naturale alla cultura, al verde pubblico, al lago visto in tutti i modi, visto nel modo più sportivo. Siamo vicino a dei luoghi dove una volta si facevano le gare di motonautica, oggi cambiate, le regole sono diverse, oggi si sta pensando di fare le grandi di vela, di Formula 1, cose eccezionali sul ramo lecchese, che stiamo valutando la possibilità, cioè tutta l'evoluzione nel modo più ecologico, più green, valorizzando per ogni angolo e non dimenticandoci mai il territorio. Presidente, un altro argomento sono gli attracchi temporanei. Ci vuole spiegare di cosa si tratta e soprattutto l'utilità? Attracchi temporanei sono un sogno. Quando siamo partiti come consorzio dell'area dei Laghi di Minoi ormai 20 anni fa, è stato uno dei primi progetti insieme alle famose passeggiate, no, per poter permettere l'accesso a tutti in tutti i comuni, anche quelli non tanto grandi, con qualunque tipo di barca, no, uno deve poter accedere e vivere il lago dal lago, come famoso detto che viene fatto anche dalla navigazione pubblica, ma anche dai privati. Alle mie spalle vediamo un piccolo attracco proprio qui, dove c'è la famosa scalinata della motonautica storica sul Lecchese, no? Un piccolo attracco per poter accedere. Poche barche alla volta hanno attracco temporaneo, scendono, possono vivere il paese e poi riprendere e vivere il nostro bel lago. Come questo ce ne sono decine e decine e decine, ogni anno ne facciamo nuovi perché la richiesta è sempre maggiore. In un contesto che sembrano davvero un quadro dell'Ottocento. Devo dire che ancora una volta l'autorità di bacino e in prima persona il presidente Lusardi sta facendo davvero passi da gigante per quanto può essere il turismo, ma anche la vivibilità dei cittadini stessi. Perciò ancora grazie. Se posso fare l'ultima battuta. Sì. Ho avuto la fortuna di essere amico di un grande sognatore che era Silvio Berlusconi, che ha sognato e ha realizzato. Io non posso essere uguale, ma cerco di assomigliargli.